Scusate il ritardo, perdonatemi, ma ero a un pranzo, sono arrivato a casa da pochi minuti, mi sono riascoltato la conferenza indifferita di Massimiliano Allegri e voglio parlarne insieme a voi, non tanto per fare la probabile formazione, quella poi verrà fuori, ci sono dei dubbi, dei ballottaggi, ma credo che bene o male non si allontanerà troppo da quella che avevamo proposto qualche giorno fa, quanto più intanto per assaporare la prima vigilia di ritorno in campo e poi per discutere alcune parole di Massimiliano Allegri che ho trovato abbastanza incoerenti nella totalità, e ora vi illustro il perché e mi direte se anche voi avete notato questa incoerenza, incongruenza, chiamatela un po' come volete, che mi riporta anche un po' l'eliminazione dell'anno scorso alla Champions e quelle parole che aveva speso Allegri proprio in riferimento alla disonestà intellettuale dopo lo 0-3 con il Villarreal. Ma sono ricordi abbastanza brutti che vorrei cercare di lasciare da parte, vorrei concentrarmi soltanto su Nuovo che avanza, però l'impressione è stata la stessa. Intanto analizziamo un attimino quelle che sono state le prime volte di Allegri in Serie A sulla panchina della Juventus, perché domani sarà la settima prima giornata di Allegri sulla panchina della Juve. All'esordio, Chievo-Juventus 0-1, autogol di Biraghi, anno 2014-2015. L'anno successivo, 15-16, Juventus-Udinese, abbiamo perso in casa con gol di Cyril Theroux. Lo ricorderete tutti, avevamo addirittura Padoin regista al posto di Pirlo, una roba veramente terrificante. 2016-2017, Juventus-Fiorentina 2-1, che dira, Kalinic e il Pipita Higuaín alla prima partita con la maglia della Juventus. 17-18, la miglior vittoria in assoluto, perché Juventus-Cagliari 3-0, Mandzukic, Dybala e Higuaín, la Juventus che passa nettamente in casa con il Cagliari. Mi fa anche strano pensare a un 3-0 della Juve, dato che l'anno scorso abbiamo chiuso l'anno con nemmeno una vittoria con due gol di scarto, nemmeno una partita vinta con due gol di scarto. E l'ultimo anno di Allegri prima del ritorno è stato Chievo-Juventus 3-2, l'esordio di Ronaldo. Chedira, Stepinski, Giaccherini, autogol di Bani e Bernardeschi al 93esimo sulla stessa falsa riga dell'Inter. E poi l'anno scorso Udinese-Juve 2-2, Dybala, Cuadrado, Pereira e De Lofeu. Quindi aggiungiamo un altro tassello, un altro pezzo di storia dell'Allegri a Juventus, settimo anno, e iniziamo con Juventus-Sassuolo. E quindi vi chiedo, pronostico, risultato fisso e marcatori, fatemi sapere, che tanto non, ormai, io lo sapete, dico che per scaramanzia non lo dico, ma è una roba mia, però so che ce ne sono tanti che in realtà di queste cose si divertono, io non voglio assolutamente rischiare di centrare qualcosa con il risultato finale, quindi l'importante è che vinca la Juventus. Indisponibili Ken, Rabiot squalificati, questo lo sapevamo già, poi punto per gli infortunati, Pogba lo sapevamo, Chiesa lo sapevamo, Caio lo sapevamo, Szczęsny lo sapevamo, e a quanto pare Artur ha qualche problema alla caviglia, poi Allegri dice in realtà sotto il punto di vista del mercato ci sono delle voci e quindi lo lasciamo da parte. Chiesa quando torna? Tornerà, ma il massimo di Chiesa lo rivedremo a gennaio. Sorpresi? No. Una vita che diciamo una cosa di questo tipo e quindi ne prendiamo atto e basta, perché sapevamo che andava così. Poi Allegri, qua inizio a leggervi perché c'è una bella pappardella di robe che dice Allegri. Stato d'animo di Allegri della squadra. Tre amichevoli importanti con le spagnole, con l'ultima finita male. Ci ha fatto bene, dice Max, una sconfitta per alzare le antenne, visto che ho sentito troppi trionfalismi, non ho idea di dove li abbia sentiti, perché lato mio avverto tanta preoccupazione in questa annata, quindi i trionfalismi ne ho visti veramente pochi, anche i commenti sotto i miei video o sui social network in generale, in cui vedo gente carica che dà la Juve per super favorita, magari sono tifosi delle altre squadre che non sono completamente dentro le dinamiche della Juventus e non hanno capito che abbiamo anche ceduto tanto. Certo, i nomi li abbiamo presi, giocatori forti li abbiamo presi, ma ci sono state delle uscite importanti, quindi questi trionfalismi non li ho visti, non ne ho visti così tanti, ne ho visti veramente una piccola parte. Ho avvertito più preoccupazioni in questa annata e io stesso mi metto dentro la preoccupazione. Allegri dice la Juve ha il dovere di puntare a vincere, ma vincere è difficile visto che ci sono altre squadre attrezzate. Poi io qua vi rimando al mio video pronostico, è già uscito, è già online, quindi ho già dato la mia opinione su quello che è il campionato di Serie A ad oggi, prima della fine del mercato, prima dell'inizio del campionato. E diciamo che se volete saperne più vi rimando là. Noi siamo in mezzo alle 5-6 pretendenti, dobbiamo lavorare in totale silenzio e migliorare la squadra. Sotto tutti i punti di vista, dice Allegri, dal gioco alla fase difensiva. La società è stata brava a sostituire i partenti, e segnatevi questa frase perché Allegri la dirà qualcosa come 3-4 volte nel corso della conferenza stampa, poi ci torneremo sopra e vi dirò che cosa secondo me significa questa frase, perché un conto di dire una volta,
così tante volte inizia a sembrare qualcosa di diverso. Abbiamo 4 partite, di cui 3 in casa prima della fine del mercato. Domani sera ci sarà da soffrire, perché le squadre vincenti devono rispettare l'avversario e non snobbarlo. Dobbiamo fare bene sia con la palla sia senza. Siamo sereni, tranquilli e abbiamo entusiasmo per giocare. Poi gli chiedono i Kostic e dice: Kostic è bravo a crossare, ha un controllo palla ottimo. Devo decidere tra lui, McKennie e Cuadrado. Giocano 2 di questi 3. È un calciante da cui trarrà beneficio Vlahovic. Quindi Kostic, Cuadrado o McKennie. McKennie che a quanto pare è recuperato pienamente. Allegri ha detto: lo buttiamo in campo e poi vediamo. E quindi viene da dire che il dubbio è tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Vediamo un attimo che cosa succederà. Io credo che giocheranno Kostic e Cuadrado piuttosto che McKennie, che è stato un po' fermo, però è anche vero che Kostic con noi non ha mai giocato, quindi magari senza con un 4-3-3, con un Cuadrado alto a sinistra e con Di Maria alto a destra e Vlahovic in attacco con Locatelli, Zaccaria e McKennie, potrebbe essere una lettura. Vediamo se sarà così oppure no. Vlahovic sta bene, è rientrato dopo quel problema di pubalgia dello scorso campionato, non è al 100%, serve pazienza, ma sta decisamente meglio. Ha tutte le possibilità per fare una grande stagione e sicuramente la farà. Milan e Inter hanno 3 punti, noi ancora 0, vogliamo rimanere attaccati a loro. Milan e Inter forse sono un po' più avanti, la Roma mi incuriosisce, dice Allegri. Io qua condivido abbastanza. Domani abbiamo un test importante, ma rispetto agli anni precedenti c'è una differenza abissale. Solitamente si aspettava marzo per giocarsi la volata a scudetto, bisognava concentrarsi sulla fase di eliminazione diretta alla Champions. Oggi l'obiettivo è essere nelle prime 4 il 13 novembre, quando si blocca il campionato, e poi giocarsi il campionato da gennaio in poi. Sarà essenziale inoltre aver passato il turno di Champions. Perché dice questo Allegri? Perché da qui al 13 di novembre, quando poi si chiuderà la prima parte di stagione per dedicarsi al Mondiale, ci saranno 21 partite, di cui 15 di campionato e 6 di Coppa, il che significa che quasi metà della Serie A sarà completamente andata. E quindi sì, sarà essenziale essere lì in alto, lì attaccati al treno, perché poi inizia tutta un'altra cosa, c'è tutto il girone di Champions e quindi bisogna sì darsi una mossa. 21 partite da qua a metà novembre, ragazzi, faremo una scorpacciata veramente di calcio nei prossimi mesi, per poi fermarci brutalmente, per poi fare un'altra scorpacciata di calcio, sperando di essere ancora in ballo per tutte le competizioni. Il Sassuolo viene da una brutta sconfitta in Coppa Italia con il Modena, hanno preso Pinamonti e sono una squadra pericolosa. Inoltre, lo scorso anno in casa abbiamo perso dal Sassuolo, ricorderete che intorno ad Halloween non ci siamo divertiti tra Sassuolo e Della Sverona, assolutamente no. Poi Allegri parla della difesa 3 e dice: in realtà in costruzione possiamo anche andare a 3, ma le mie squadre hanno sempre difeso con una linea da 4. Ve l'ho sempre detto io sta cosa, ragazzi, ma per tanti sembra quasi una novità, ma questa frase di Allegri è la banalità per chi ha cercato di studiare un po' quello che è stato Massimiliano Allegri negli anni. E dice: anche Barzagli giocava la terzino, era una finta difesa 3, poi magari avevo Cuadrado e Steiner che davano una mano, ma era una finta difesa 3. Sono molto contento invece di Bremer. E poi dice una cosa che mi ha aperto il cuore, io qua spero che sia soltanto una sorta di parole al vento, parole di circostanza. Abbiamo 4 terzini, abbiamo la fortuna di avere Danilo e De Sciglio che possono giocare sia a destra che a sinistra. Ringrazio Pellegrini per lo scorso anno, non potevamo tenere 5 terzini ed è andato via. E quindi questa frase di Allegri sembra significare che non si comprerà nemmeno un terzino. Però pensare di fare tutta la stagione con Cuadrado a 34-35 anni, non me ne ricordo più, Alessandro in totale calo fisico, atletico, mentale, quello che volete, De Sciglio che continua a essere una mina vagante per quanto riguarda gli infortuni, e Danilo che, se vogliamo, è quello che mi dà più garanzie, però non è nemmeno un terzino di quelli di spinta pura, non è un terzino assolutamente di quelli che ti fa la differenza, è un terzino che fa il meglio quando rimane un po' più bloccato dietro. Sono preoccupato se iniziamo così l'annata, vediamo un attimo che cosa succede. Magari quel Barzagli per Allegri può essere davvero Danilo, facendo un po' più bloccato e lasciando più spazio a Kostic di agire sull'out di sinistra. E anche qua vi rimando a un vecchio video che ho fatto qualche giorno fa, in cui vi spiego come secondo me eventualmente potrebbe giocare a 3 la Juventus di Allegri, e anche lì vi dicevo che sarebbe stato un finto 3, non un vero 3, perché Allegri a 3 fa un po' fatica a giocarci nella sua idea. Poi dice:
Di Maria verrà sfruttato per le sue caratteristiche tecniche, di livello superiore alla media. Dobbiamo mettere nella condizione di fare assist e cucire il gioco. Poi, attenzione, perché ve la rileggo, la società ha lavorato bene per sostituire quelli partiti, e due. Cioè, io qua la leggo così, cioè non ci sono stati innesti. Cioè, la società ha semplicemente sostituito quelli che sono partiti. Non so se anche voi la leggete così, ci torneremo sopra perché Allegri tirerà fuori ancora una volta questa frase. E poi qua iniziamo la parte veramente incoerente, secondo me. Ragazzi, qua inizio a fare una bella chiacchiera. Fino adesso vi ho solamente letto le parole di Allegri. Ora inizio a fare un po' di opinionismo, perché Allegri dice la Juve lo scorso anno ha fatto un'ottima stagione. E qui mi dispiace, mister, alzo le mani, non sono assolutamente per niente d'accordo, e come potrei. Perché poi Allegri dice ognuno interpreta le cose a modo suo. La Juve in questo momento va accettata e serve umiltà. Ma il fatto che la Juve oggi vada accettata e serve umiltà non implica il fatto che l'anno scorso si sia fatta un'ottima stagione, perché non è stata fatta un'ottima stagione lo scorso anno. Allegri dice lo scorso anno abbiamo fatto 16 punti in meno del Milan, facciamo 10, perché dopo il quarto posto abbiamo mollato mentalmente. E anche qui mi dispiace, ma personalmente è un discorso davvero privo di logica. Cioè, per me non ha veramente senso dire togliamone 6 perché noi abbiamo mollato dopo il quarto posto. Beh, chi se ne frega, cioè, nel senso, le partite sono 38, i punti sono sempre quelli, quindi non ha veramente una logica un discorso di questo tipo. E Allegri dice dobbiamo lavorare almeno, recuperare almeno 10 punti al Milan, e con pazienza e con lavoro ci arriveremo. L'anno scorso comunque siamo partiti con l'ambizione di vittoria. Abbiamo il dovere di puntare a vincere, ma ci sono anche altre squadre, ma ci sono sempre state, aggiungo io in realtà. Per noi deve essere uno stimolo cercare di raggiungere le altre. E allora vi dico, non ha senso allora dire che l'anno scorso si è fatto un'ottima stagione, visto che l'anno scorso non si è mai lottato. Se la Juventus ha il dovere di puntare al titolo, e per quanto mi riguarda si può sempre vincere e non vincere, perché nello sport si può tranquillamente non vincere, anche se si è i più forti sulla carta, perché magari altri meritano. È una cosa che accetto, è una cosa che assolutamente sottoscrivo e condivido, però la Juventus l'anno scorso non è mai stata in corsa per vincere. E penso di capire che cosa intende Allegri, e vediamo tra poco perché tirerà fuori il discorso. Allegri dice, abbiamo Pogba fuori, quindi non abbiamo ancora deciso chi rimarrà tra i giovani, è inutile tenerli tutti qui a non giocare, un paio comunque rimarranno. Una cosa è certa, i giovani che abbiamo sono molto bravi, poi abbiamo da scegliere il percorso giusto. Io qua leggo la traduzione di Rovella, prossimo ai saluti, poi, dato che sappiamo che le notizie sono queste, credo che Allegri ce l'abbia sviscerata in questo modo qua. Allegri dice, non so se la Juve è più forte dell'anno scorso, e questo anch'io non lo so. Però Allegri dice, abbiamo sostituito ottimi giocatori con altri ottimi giocatori. E allora, ancora una volta, vi dico, questo secondo me è uno spoiler di mercato di Allegri, perché ci sta continuando a dire che fino adesso la Juventus ha semplicemente sostituito, eppure nemmeno nella totalità, perché sia su Instagram che su Twitter che qua su YouTube vi ho incollato nella sezione community la lista dei giocatori che sono usciti e entrati rispetto all'anno scorso, e mancano ancora dei giocatori delle caselle da riempire, tipo quella di Morata o quella di Luca Pellegrini che ha già affrontato Allegri. Qui vediamo che cosa succederà, e poi se escono Arthur e Rabiot e Rovella, c'è anche Paredes, di cui vi invito ad andare a vedere la scheda, l'analisi tecnica che è uscita oggi. Vediamo un attimo che cosa accade. Serve entusiasmo, dice Allegri, ma anche consapevolezza che serve fare qualcosa di importante per provare a vincere il campionato. E fin qua per me nulla da dire. Quello che conta nel calcio è vincere le partite, che è la cosa più importante. Dobbiamo lavorare per questo. E allora, a maggior ragione, non comprendo il discorso dell'ottima stagione dell'anno scorso, perché io concordo col discorso che ha fatto Allegri fino adesso. Quello che ha detto fino adesso è perfetto. Ma allora non mi puoi dire che l'ultima stagione che abbiamo concluso è ottima, perché è completamente incoerente nel discorso. Cioè, cozza terribilmente quello che ha detto fino adesso. Ci sta, siamo una squadra, la Juventus parte tutti gli anni per vincere lo scudetto, perfetto. Ci sono anche altre squadre, si può non vincere, perfetto. Abbiamo comunque il dovere di provare a lottare per vincere lo scudetto, perfetto. La cosa più importante nel calcio è vincere le partite, perfetto. E allora io l'anno scorso non ho fatto un'ottima stagione. Non l'ha fatta. Perché non l'ha fatta? È oggettivo. Arriviamoci. Perché Allegri dice, abbiamo da lavorare anche sull'atteggiamento. Con l'Atletico non abbiamo mai vinto un contrasto, serve anche questo per vincere. Domani avremo lo stadio pieno, serve per forza di cose entusiasmo. Nessuno ci regala niente. Quello che è stato fatto in passato nessuno lo toglie. È nel museo della Juventus.
quello che faremo domani, da domani siamo tutti in discussione, io e i calciatori, sempre tutti in discussione. C'è da vincere delle partite. E ancora, perché allora stagione ottima? E credo che la risposta Allegri la dia nell'ultima domanda che gli viene fatta. E cioè, dice, domani cerchiamo di battere il Sassuolo. Perché anche l'anno scorso all'inizio eravamo morti e abbiamo dovuto accelerare. Nel girone di ritorno siamo stati bravi fino alla partita con l'Inter. La nostra stagione è finita in quella partita lì. E allora qua dico, ecco perché. Perché allora Allegri si concentra sul fatto che battendo l'Inter saresti tornato in corsa per lo scudetto. E quindi avresti comunque lottato per lo scudetto, poi non lo avresti vinto. Allora capisco. Il problema è che tu con l'Inter hai perso. Meritavi di vincere? Probabilmente sì. Ma come l'anno scorso abbiamo magari vinto delle partite che non meritavamo di vincere. Perché se dobbiamo seguire questo ragionamento, allora ogni tifoso può dire ma quella partita che abbiamo fatto 20 tiri in porta, abbiamo preso il palo, quelli hanno tirato una volta, c'era il rigore, non c'era il rimpallo. Però poi dobbiamo attenerci a quello che è il campo, non possiamo inventarci. E il campo è l'unico metro oggettivo che abbiamo. E il campo l'anno scorso ha detto che la Juve non è mai stata in corsa per lo scudetto e quindi non può essere stata un'ottima stagione. Poteva essere un'ottima stagione, sì, magari battendo l'Inter tornavi dentro la lotta scudetto e magari lo vincevi ancora. Però con i secoli ma... sono tutti what if, non hanno senso, non sono basati su niente. Quindi credo che Allegri avesse in mente questo, ma allo stesso tempo contraddice tutto il ragionamento che ha fatto in precedenza. E credo che questo sia abbastanza simile a quel disonestà intellettuale dell'anno scorso con il Villarreal, che mi aveva dato molto fastidio, perché semplicemente c'è da ammetterlo. Quando avvengono delle cose, delle partite fatte male, delle sconfitte brutte, delle stagioni brutte, basta ammetterlo. È stata fatta una brutta stagione. La stagione dell'anno scorso è stata fallimentare. Quante volte l'abbiamo detto? Quante volte abbiamo valutato fallimentare la stagione dell'anno scorso? La stagione dell'anno scorso non c'è niente da salvare. Niente. Non hai vinto niente. L'unica cosa che puoi salvare è che sei arrivato in Champions. Va bene. Però non è che siamo qua a festeggiare. Perché la Juventus, appunto, tutti gli anni parte per vincere. Che poi può non vincere, però almeno deve lottare. E quindi l'anno scorso non siamo andati bene. Cioè, mi sembra talmente tanto lineare questo discorso che poi ci incagliamo sempre in... la Juventus ha fatto un'ottima stagione. No, non è vero. Cioè, non capisco perché non ammetterla questa cosa. Però va bene. Cioè, dato che ormai ce la si è lasciata alle spalle, anche Allegri potrebbe benissimo dire: l'anno scorso abbiamo fatto male. È palese che sia così. Vabbè, dice: le partite di oggi saranno diverse rispetto a quelle di ottobre. Domani servirà una partita da Juventus. E allora io me lo auguro che domani ci possa essere una partita da Juventus, ma soprattutto una vittoria da Juventus. Ragazzi, alle 17 sarò in live su Juventibus, vi porterò nella giornata di domani mattina il video editato di tutti i miei interventi, se invece siete liberi ci vediamo lì in diretta.